L'acquedotto pugliese non rinuncia a realizzare gli impianti di depurazione previsti nel territorio di Ostuni, nonostante l'opposizione dei comitati, convinti che il progetto rappresenti una minaccia per l'ambiente. Gianluca Lovagnini. Chi si oppone alla costruzione dell'impianto parla di motivi ambientali, ma anche di aspetti procedurali. Il Comitato per la salvaguardia della spiaggia del Pilone punta il dito contro Acquedotto Pugliese, che da venerdì scorso ha ripreso i lavori. Lavori che riguardano la realizzazione di un impianto di sollevamento interrato e non di una vasca di raccolta, precisa QP. L'impianto, dotato di una pompa e di una serie di condotte, consentirà di trasportare i liquami al depuratore di Ostuni. Grazie a quest'opera le abitazioni di tre località, Pilone, Rosamarina e Monticelli, saranno dotate per la prima volta di una rete fognaria. Perché allora tutto questo ostruzionismo, si chiede a QP, considerato che l'impianto, che costerà 1.400.000 euro e sarà ultimato entro la primavera del 2018, non prevede alcuno scarico in mare e non ha alcun impatto né olfattivo né visivo. Rassicurazioni che non convincono il comitato, che chiede la sospensione dei lavori e lo spostamento dell'opera in un sito vicino, secondo un precedente progetto che coinvolgerebbe direttamente i consorziati. L'area del cantiere, inoltre, prima sequestrata e poi dissequestrata, non sarebbe mai stata bonificata. Secondo il comitato, AQP ignora le risoluzioni della Commissione Ambiente della Regione, pronta ad attivare il tavolo di concertazione suggerito dalla Commissione Ambiente del Senato, alla cui risoluzione si richiama anche l'amministrazione comunale di Ostuni. La commissione parlamentare non è l'organismo che ci può fermare, replica Acquedotto Pugliese, disposto a rispondere solo alla Corte dei Conti, visto che la mancata realizzazione dell'opera provocherebbe un danno alla collettività.